periodo importantissimo per il turismo e l'enogastronomia, l'autunno, soprattutto in una provincia come la nostra, che può vantare tanti prodotti di qualità. Però, giustamente, diceva, è un periodo pieno di incognite, perché siamo alla fine di una stagione estiva che ha determinato certo tanti turisti, ma anche tanti costi aggiuntivi per l'impresa, a cominciare dalla bolletta energetica. Tant'è che proprio per i weekend gastronomici voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai 43 ristoratori che hanno aderito all'iniziativa, perché è stata ideata nel mese di gennaio e i prezzi sono stati imposti nel mese di gennaio, 22 euro e 25 euro con piatti a base di tartufo, quando ancora non c'erano questi aumenti così esorbitanti, non solo del gas e dell'energia elettrica, ma di tutto, dei prodotti alimentari, alla carta, alla lavanderia industriale, eccetera. E quindi avere mantenuto questi prezzi merita veramente un ringraziamento ai ristoratori e un invito ai consumatori. Questa è un'occasione unica per partecipare nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, gustare prodotti di qualità, piatti tipici straordinari a un prezzo strapromozionale. Lo è normalmente promozionale, quest'anno lo è ancora di più. Si svolgono in autunno, in cui diciamo il nostro territorio è particolarmente ricco e vario, perché in questo periodo ci sono i funghi, ci sono i tartufi, anche se la siccità è stata un po' cattiva nel dare le acque a questi prodotti, però sembra che in qualche modo i primi funghi iniziano a uscire adesso e il tartufo probabilmente qualcosa ci sarà da qui in avanti. E un territorio ricco di storia, di tradizione, di cultura, perché voglio dire è sempre il territorio della cacciagione, dei salumi, delle verdure, e adesso soprattutto con i boschi si possono essere delle grandi sorprese. Soprattutto quello che ci auguriamo è che da settembre in avanti la gente continui a girare e uscire come ha fatto quest'estate, che è stata un'estate molto buona dal punto di vista turistico, e ci auguriamo che questa iniziativa dia un impulso per poter continuare questa cosa. Un evento importante perché la banca Riviera Banca è una banca di credito cooperativo che guarda con molta attenzione al territorio, è una banca che affianca la tradizionale attività bancaria anche un'attività sociale, mutualistica, di prevenzione e cura della salute, soprattutto di valorizzazione dei territori. E quindi un'iniziativa di questo tipo, che si rinnova ogni anno e serve non soltanto per, come dice la parola, weekend gastronomici, ma anche per la valorizzazione dei nostri territori, per rivalutare anche paesi, borghi, centri storici che altrimenti non avrebbero quella conoscenza e quella visibilità che invece con questi eventi possono avere. Quindi una banca di credito cooperativo non può non essere vicino a queste realtà.